L'intelligenza artificiale influenza ogni giorno le nostre vite, le nostre decisioni ed è un asset sempre più strategico per le imprese di tutti i settori produttivi. Per fare luce sulle soluzioni disponibili, il 10 maggio ci incontreremo dal vivo in streaming con l'impresa della filiera I del Polo di Innovazione ICT del Piemonte. Avremo nostro ospite un keynote speaker d'eccezione, ovvero Massimo Chiriatti, CTO di Lenovo, in particolare della divisione servizi e infrastrutture, autore tra l'altro di numerose pubblicazioni. Allora intanto buongiorno Massimo. Buongiorno a voi, grazie ancora per l'invito. E allora Massimo, dal tuo punto di vista, quali sono i benefici che le imprese end user possono cogliere grazie all'intelligenza artificiale? Sono tanti e sono sicuramente importanti, perché finalmente possiamo avere la previsione nel business. Prima era molto costoso avere un sistema predittivo, un sistema che aiutasse i responsabili manageriali, i proprietari delle imprese, anche delle piccole imprese, ad avere una predizione. Oggi invece, grazie ai dati, se sappiamo raccoglierli per bene, se sappiamo analizzarli, possiamo avere dei suggerimenti che ci aiutano a stimare la domanda futura dei clienti e anche un servizio di ottimizzazione dei processi aziendali. Grazie Massimo, nel Corporate Meeting del Polo presenteremo i solution provider specializzati in servizi di Artificial Intelligence. E allora ti chiediamo come possono le imprese AI rispondere meglio alle esigenze del mercato e comunicare il valore delle proprie soluzioni. Ti chiediamo anche su quali trend tecnologici dovranno misurarsi nel prossimo futuro. Le sfide sono davvero belle, importanti e anche affascinanti, perché abbiamo tutto un mondo da raccogliere i dati, nel senso che abbiamo i sensori da mettere nelle città, nelle imprese, a raccogliere quello che le macchine stanno facendo, a raccogliere rumori, vibrazioni, temperature, perché tutte queste informazioni noi possiamo arricchirle con la nostra saggezza, con il nostro giudizio, possiamo analizzarle. E quando abbiamo una base dati così completa e da poter poi evolverla, nel senso che possiamo poi estrarre da quei dati dei modelli, questo fa l'intelligenza artificiale, quel modello poi deve essere applicato nella realtà. E allora le esigenze sono tante. Io ritengo che, noi riteniamo che abbiamo sicuramente la capacità in questo paese di poter portare innovazione grazie alle tecnologie, di poter mettere insieme le competenze che ci sono, ce ne sono anche tante, perché i casi d'uso sono davvero enormi, sono davvero importanti e dobbiamo anche fare in fretta, perché non vogliamo poi che altri standard si impongano nel mercato. Davvero interessante, sempre di più l'AI ci guida nelle decisioni, addirittura, come spesso diciamo, prende decisioni al posto nostro. Il tuo ultimo libro in particolare si intitola Incoscienza Artificiale. Quali sono secondo te i problemi etici più importanti da affrontare per evitare che l'agire umano risulti sempre più irrilevante nei confronti dell'intelligenza artificiale? Bene, intanto iniziamo a dire che l'intelligenza artificiale è algebra e statistica, quindi niente di fantascientifico. Non è una macchina che prenderà il nostro controllo. La macchina non ha dei fini, siamo noi che utilizziamo le macchine da poter imporre dei fini e scegliere come strumenti cosa fare. La macchina, se parliamo in generale, è una macchina che fa correlazioni tra dati, ma non comprende la causa e l'effetto, questa relazione, non comprende il contesto, non ha un corpo come il nostro, che sperimentiamo il mondo, per cui le decisioni sono soltanto umane. La macchina fa dei calcoli, noi decidiamo, noi valutiamo. Però lasciare la macchina che faccia dei calcoli e che prenda decisioni, tra virgolette, applicate poi su tutti e su tutto il mondo, questo è un pericolo, nel senso che dobbiamo capire bene come sta la macchina lavorando, quali sono le conseguenze. E allora lì l'essere umano avrà un grandissimo vantaggio, per cui sono ottimista.
Grazie ancora Massimo Chiriatti, CTO di Lenovo. Appuntamento allora il 10 maggio alle 15 presso Toolbox Coworking a Torino per conoscere le soluzioni di intelligenza artificiale della filiera del polo ICT. Ci vediamo in presenza e online.